No More White Gay. Mamma mia! Aspettita della madonna! Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video, come avrete letto dal titolo, abbastanza controverso, perché oggi parleremo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è cancelliamo Soul Mafia. Prima di iniziare questo video vi chiederei di lasciare un mi piace e vi chiederei anche di lasciarmi il tempo di fare la thumbnail. Dal momento che non avevo a disposizione per questa thumbnail una pannocchia, ho deciso di provare a sperimentare questa thumbnail con questo cetriolo giapponese Kyuri. Vediamo come viene. E se non venisse bene, proviamo anche con questa banana. Vediamo. Che è così. In ogni caso, che cosa è successo in questi ultimi due giorni? Praticamente Soul Mafia ha pubblicato una storia sessualizzando dei minorenni. Questo trentenne ha praticamente pubblicato questa foto in cui si prendeva gioco di questi idol, sessualizzandoli in modo a dir poco vergognoso. Così pareva leggendo i tweet di alcune persone sul web che dicevano queste frasi. Mi sono preso proprio come si dice? Il tweet. Allora, dove sono? Ah, ecco qui. No more white gay. Soul Mafia, se ti prendo. E poi Soul Mafia, sei disgustoso. Ma quando disattivano il profilo a Soul Mafia? Soul Mafia, galera. Ma scusa, sei scemo proprio? Per chi segue Soul Mafia, chi è il tipo italiano che inizia con la F di cui parla? Questo non lo so. Possono venire a rompermi il cazzo pure su quello che ho detto, che Soul Mafia è imbarazzante? Allora, la cosa che voi chiamate battuta di Soul Mafia non era divertente e non era da considerare una battuta. Erano ragazzini minorenni nella foto e il significato che da lui non è quello così ingenuo che fingete di attribuirgli tutti. Inutile difendere l'indifendibile. È un uomo di più di 30 anni, capitelo. Tra l'altro questo age shaming, che non ho capito neanche il motivo. Poi dopo, andando sul sito di Soul Mafia, mi sono trovato queste tre storie. Chi mi segue sa che la pannocchia è il simbolo del mio canale. Trovo divertente quando si è presente nella cultura coreana e la posto praticamente giornalmente in ogni sua forma, colore e sostanza. La foto che ho messo oggi di tre ragazzi che mangiano una pannocchia era solamente un altro pretesto per dimostrare quanto i coreani riuscissero a inserirla in ogni occasione. Sono convinto che il mio Instagram sia seguito da persone che mi vogliono bene. Sei seguito da persone che ti vogliono bene più io. Conoscono bene il modo in cui parlo e apprezzano la mia ironia. Nel momento in cui ho caricato la storia, non ho minimamente pensato che potesse essere interpretata in modo così negativo. E non era assolutamente la mia intenzione mancare di rispetto o offendere la sensibilità di qualcuno. E mi dispiace e fa male pensare che qualcuno abbia interpretato le mie parole così. Volevo scoprire che cos'era questa storia di cui tanto si parlava, no? E allora ho trovato finalmente questa storia incriminante. Questa. In qua ci sono tre ragazzi di una ben famosa coreana che mangiano una pannocchia. E lui nel commento dice: vorrei commentare, ma è meglio di no. Quindi lui di per sé non ha espresso nessun commento, ha solamente postato una foto di tre persone che mangiano le pannocchie. E se voi conoscete Soul Mafia, saprete che cosa rappresenta la pannocchia per lui. Lui quando era piccolo, comunque alle superiori, non mi ricordo a scuola, comunque lo bullizzavano perché gli dicevano che faceva le spaccate sulle pannocchie. E lui è cresciuto e ha condiviso questa storia nel suo primo video che lui ha fatto in italiano. Quindi capite, lui era riuscito a trasformare questa storia di bullismo comunque in qualcosa di positivo, cioè comunque per lui la pannocchia è qualcosa che molto si lega al suo personaggio. Per esempio, anche l'altro giorno era uscito con due ragazzi, un coreano e un italiano, e ha detto pannocchione di qua, pannocchione di là. Quando usa il termine pannocchia lo dice anche per dire un bel ragazzo. Ma ripeto, in questa storia non c'era nulla di sessuale. La malizia sta in chi legge questa storia. Se qualcuno ci ha visto qualcosa di sessoso, il problema è di questa persona che ha interpretato male. Perché io, ragazzi, mi conoscete, ho fatto mille video su questo argomento, sul fatto della sessualizzazione eccetera eccetera, cioè tanti anche mi hanno detto che sono troppo politically correct, che sono un po' cacacazzi a volte, però
in questo caso sinceramente non riesco a interpretare in altro modo questa storia, perché appunto lui magari poteva anche commentarla, ma come è scritto nel suo post lui non l'ha commentata, quindi di per sé non ha fatto nessuna cosa di male. Poi anche quel discorso che sono minorenni eccetera eccetera, cioè io non lo so, ma da questa foto i ragazzi potrebbero avere qualsiasi età. Poi se erano minorenni, vabbè, non credo che Solmafia lo sapesse, ma anche se fosse, ripeto, non c'è nulla di cui parlare perché Solmafia non ha detto nulla al riguardo, ha detto che non la commenta, ha soltanto postato una foto di tre persone che mangiano una pannocchia. Cioè spiegatemi dov'è il problema. Per esempio, cioè, ragazzi, voi parlate di sessualizzazione per questa storia di Solmafia, ma guardate un po' qua questi momenti magici delle fanbase italiane. Sono tantissimi video su internet di idol a cui si sono rotti i pantaloni e fanno gli zoom. Quello è sessualizzare. Mettere questa foto qui scrivendo non la commento non è sessualizzare. E ve lo dice uno che è super cagacazze su queste cose. Cioè, ho fatto 4 video su cuties. Lì non era eccessivamente politicamente corretta. Lì c'era tutto un significato che vi ho spiegato. Ma in questo caso, sinceramente, non posso che essere dalla parte di Solmafia. Ma io non ve lo dico perché sono amico di Solmafia. Perché, sinceramente, se Solmafia avesse fatto una cazzata ci sarei rimasto male. Cioè, se un mio amico veramente avesse abusato o comunque utilizzato le foto in modo improprio di minorenni, ovviamente non sarei più amico di questa persona, ma non è il caso. Con Solmafia sono ancora amico. Poi tra l'altro Solmafia è un ragazzo che veramente vuole essere sempre fuori da tutte le controversie. Per esempio, avete presente, la settimana scorsa avevo fatto un video sul K-pop e le regole della bellezza. In realtà quel video doveva essere concentrato su quanto ti penalizza l'essere bello, perché c'è stato una influencer italiana che se n'è uscita con questa battuta dicendo che politicamente corretto praticamente ha distrutto il mondo, difendiamo le ragazze diciamo considerate brutte e invece le ragazze belle come me devono essere penalizzate tutti i giorni, quando io dico una ragazza con quasi 2 milioni di follower che se li è fatti praticamente facendo la fitness model eccetera non credo sia stata penalizzata il fatto di essere bella, e comunque non può mettere allo stesso livello magari i disagi che può subire, che non sono giustificati, anche quello è body shaming, una forma di body shaming, con una ragazza magari che tutta la vita è stata presa per il culo perché non considerata bella da una società di persone insensibili che hanno una visione della bellezza così ristretta. Quindi siccome non lo volevo inserire in quel discorso là, l'ho inserito un po'
forzatamente in quel video sulla bellezza, ma in realtà il video doveva essere completamente diverso e concentrato più su altre cose. Magari farò ancora il video di cosa vuol dire essere belli, quanto può essere difficile, però non volevo inserire questa ragazza perché appunto ha fatto altre controversie che sono uscite in questo periodo, quindi preferivo non associarmi a questo personaggio e soprattutto non associare Solmafia a questo personaggio, perché so che persona è, quanto ci tiene alla sua immagine e quanto comunque lui è sui social per portare allegria, serenità, eccetera eccetera. Poi tra l'altro una cosa che non c'entra necessariamente con questo, apro una piccola parentesi, proprio oggi mi è arrivato un commento che mi diceva, ve lo lascio qui, che mi diceva che c'è questa specie di format nei miei video in cui faccio vedere un comportamento scorretto che ha fatto magari un paese asiatico e poi continuamente dico che in Italia è peggio e perché sono così duro nei confronti degli italiani. Beh, a me non sembra che sia sempre così. Per esempio, quando ho parlato di Non è la Rai me l'avete fatto notare voi, perché è normale, cioè io ho un canale in italiano, è normale fare il paragone con l'Italia. Voglio il meglio per l'Italia, io sono innamorato di il mio paese, quindi se posso migliorarlo in qualche modo, poi questo canale si rivolge agli italiani, non è fatto in inglese, quindi se posso dire un comportamento che mi dà fastidio e potenzialmente migliorare la situazione, magari non ci riesco, però nel mio piccolo provarci, è per quello che sono così duro nei confronti degli italiani. Ma ci sono delle volte in cui invece difendo l'Italia che si è comportata meglio di altri paesi, per esempio quando mi hanno messo sullo stesso piano il modo in cui sono schiavizzati alcuni componenti di gruppi K-pop con le ragazze di Non è la Rai, ho detto non è la stessa cosa e ci ho fatto proprio un video su questo argomento. Comunque, tornando al discorso di Solmafia, Solmafia appunto è un ragazzo pieno di talento che ha studiato musica, canto, eccetera eccetera. Lui da anni ha aperto questo canale, un canale molto utile, molto positivo, anche perché comunque lui è in una relazione comunque pubblica con un ragazzo, uno youtuber. Non ce ne sono tanti di youtuber che sono così aperti sul web e sono pronti a mettere in piazza comunque i loro sentimenti, magari che provano per un ragazzo che comunque non è ancora così accettato al 100%. Quindi vedere una persona così influente, così aperta su questi temi, è un canale che serve e che è molto utile. Quindi non andiamo a prendere il pelo nell'uovo e cercare di decontestualizzare una stories che non c'era nulla di male, se non il modo malizioso in cui alcune persone possono averla letta per poter portare avanti una narrativa che non esiste. Cioè, Solmafia non è nessuna delle cose che avete detto. Sì, ha più di 30 anni, quello sì. A parte questo, tutte le altre cose che sono state dette sono ingiuste e mi spiace veramente che sia stato tirato in ballo in questo modo, e quindi mi sono voluto esporre e essere qui a difenderlo, perché secondo me il politically correct è una cosa che per qualche motivo in Italia è sempre vista in modo, diciamo, negativo, ma in realtà il politically correct serve in alcune occasioni e in alcune occasioni invece è ridicolo, e questa è una di quei casi. Andiamo a prendere il Twitter di questa ragazza, prendiamo uno a caso, questa qui, questa che ha detto che Solmafia erano dei ragazzini minorenni, Fran, ok. Ok, vediamo se tutto quello che ha postato lei è perfetto e non c'è nulla da ridire. Per esempio, questa persona ha detto: lo riempierei di bacini. Vedi, anche qui stai sessualizzando un idol, scusami. Questa è la mia opinione, può essere sbagliata, se mi sono sbagliato fatemelo sapere, ma mi sembra veramente un pochino ipocrita prendersela con Solmafia per questa situazione. Ecco, vorrei concludere il video adesso mostrandovi delle foto di tantissimi gruppi idol che hanno fatto, maschi, che hanno fatto questi video in cui sono dal mio punto di vista molto più sessualizzati rispetto alla story innocente, secondo me, che ha fatto Solmafia, perché non l'ha commentata, lui ha messo solo una foto che già esisteva. Quindi non ho controllato l'età di tutti i membri, però se avete tempo da perdere io vi lascio sotto l'anno in cui è uscita la canzone, quindi potete controllare se magari i vari membri fossero minorenni o meno e se questo non è sessualizzare gli idol rispetto a quello che ha fatto Solmafia. Vi lascio decidere a voi. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie sempre per guardarveli, penso che il prossimo video uscirà venerdì, se arrivo, o sabato, sì, magari facciamo sabato mattina alle 10, mettetevi la sveglia, e io vi mando un salutone e al prossimo video, state attenti.